In occasione della giornata nazionale del Braille, del 21 febbraio 2021, va ora in onda dal centro diurno il girasole di Nalsole, una interessante intervista a Salaracca. Buon ascolto a tutti. Salaracca, cos'è il metodo Braille? Il metodo Braille è stato sperimentato negli anni dell'Ottocento in Francia da Louis Braille, una persona che da piccolo era diventato non vedente e che aveva pensato di studiare un metodo da permettere anche altre persone con difficoltà visive di poter leggere, di poter scrivere e fare diverse cose necessarie. Come funziona il metodo Braille? Il metodo Braille serve per scrivere, per leggere ed è composto da questi sei puntini raffigurati su questo cartoncino. Sì, si può scrivere, si può lettere dall'alfabeto, numeri, punteggiatura, note musicali e un po' di tutto, un po' di tutto, diciamo. Le lettere sono composte da diversi puntini. Ad esempio, la B è composta da 1 e 2. La P, ad esempio, la 1, 2, 3 e 4. Cos'è? Quelle canzoni dietro le spalle? Questo cartellone è stato conservato nel nostro centro diurno perché ci ricorda un'occasione in un centro anziani dove avevamo fatto un gioco dove c'era da indovinare dei titoli delle canzoni del Festival di Sanremo. Abbiamo pensato di presentare il metodo Braille e come si scrivono le lettere di questo metodo. Si fa vedere le riviste? Queste sono le mie riviste che da tanto tempo io leggo e sono abbonata. Si chiamano Voce Nostra e sono tutte scritte in braille. Parlano di tante cose molto interessanti. Adesso vi faccio vedere come sono composte. Ecco, vedete come sono composte? Tutto il metodo braille. Si parla di attualità, si parla di medicina, in cucina. Si trovano anche tante belle poesie, si trovano dei consigli sugli ausili, sulle varie apparecchiature per le persone che hanno delle disabilità visive e tante cose molto interessanti. Vuoi aggiungere qualcosa? La tecnologia al giorno d'oggi ha sperimentato tantissimi ausili che si possono usare con il metodo Braille. Ad esempio, le barre Braille da collegare ai computer, le dattile Braille, le macchine etichettatrici e un sacco di altre cose. Il Braille si può trovare sulle scatole dei farmaci, sulle scatole delle creme, sulle scatole degli infusi, sui pulsanti degli ascensori, oppure anche nei musei o in altri posti più dove c'è necessità di questo metodo, che è molto molto utile. Grazie Sara, questa intervista. Speriamo che l'intervista vi sia piaciuta e che vi abbia interessato. Buona giornata a tutti.